dice a babbo morto, espressione, per indicare un qualcosa che si è perduto senza rimedio, cioè che ormai è andato, si è perduto. Perché viene utilizzato questo motto, questo modo di dire? In realtà tutto questo risale all'antico, perché si utilizzava appunto dire quando i figli benestanti, di una famiglia benestante, non avevano soldi e chiedevano un prestito, in pratica veniva dato questo prestito fra virgolette a babbo morto. Cioè, in che senso? Nel senso che questo figlio si impegnava a pagare il debito che contraeva al momento in cui il padre fosse morto e lui avesse ereditato appunto dal padre tutti i soldi che avrebbe così potuto restituire. È proprio questo modo di dire che sottintende il fatto che il pagamento avverrà in tempi molto lunghi, se avverrà ovviamente. Non per nulla il Lapucci, nel dizionario della lingua italiana, dei modi di dire della lingua italiana, dice dare un prestito a fondo perduto. Ecco, diciamo che oggi questo modo di dire a babbo morto è nel senso di dire sì, fare un prestito che sarà restituito in tempi lunghissimi, ammesso e non concesso che poi alla fine venga realmente restituito.